Salve a tutti e bentornati a Dark Souls 3. Siamo pronti a tornare... In verità, non alla capitale profanata che dobbiamo ancora esplorare, ma alla prigione di Irithyll, che ci mancava quella specie di edificio con tutta quella zona paludosa. Che ci mancava, dovevamo finire di esplorarlo. Allora, vediamo un po' se ricordo. Dovrebbe essere qui a sinistra, questa parte rotta. Sì. Ok. Gargoyle. Ok. Wow. Wow. Ok. Ah, come ha fatto ad arrivare laggiù? Wow. È stato un bel po' di botte questa volta. Allora, attenzione ai buchi. Di qua. Di qua. E eccoci. Allora, laggiù c'è un oggetto e là c'è un ingresso, apparentemente. E là c'è un'altra creatura. Vabbè, dai. È inutile, tanto ci avveleniamo di sicuro. Ok. Ah, una pietra confessionale. Cavolo. Ma quanti sono? Ah. Ok. No, 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 no. Ok, non so se avete notato che mi ha tolto le anime. Ah, ok. No. Io se sono fastidiosi. Ok. Ovviamente. Altri escrementi. Unico problema qua
Oddio, si è svegliato anche l'altro. Cavolo. Devo ammettere che tre di quelli. Ma l'unica possibilità è portarli fuori uno ad uno. Non vedo altra soluzione. Ah, dai. Oh. È un po' una scocciatura affrontarli in quella palude. Però due insieme non sono assolutamente fattibili. L'unica cosa è che lo scudo è completamente inutile. Cioè, non ci serve a nulla. Ma non ricompaiono? Sembra di no. Vediamo un po' se riesco a prendere le anime. Ok. Allora, cerchiamo di attirarne uno solo. Per forza tutte e due insieme. Cavolo. No! Dentro pietra purificante. Stanno venendo tutte e due, vero? Nazione. No! No, cavolo, si è girato. Se riuscissi.
Oh cavolo. A ucciderne uno. Oh, quello è praticamente morto. Ok. Cosa ha lasciato? Ah, giustamente. E... uff. Ce l'abbiamo fatta. Qua non c'è nulla. Ok, allora cerchiamo di non morire. Dove sei? Eccolo qua. Siamo andati molto molto vicino. Però solo uno lasciava un oggetto. Abbiamo finito? Credo di sì. Vado a ricontrollare l'ultima volta, ma mi sa che quella zona è finita. Il tetto l'avevamo visitato tutto, vero? C'era solo quel tipo. Ok. Per fortuna che sta proprio qua dietro. Oh. Qua sotto gli oggetti li abbiamo presi tutti. Questa zona, non tanto quella della prigione vera e propria, ma questa si fanno un bel po' di anime. Allora, qui portava qua dentro e avevamo visto praticamente tutto. Oh no, qua c'è un passaggio. Ah sì, e riportava al falò. Forse qua c'è un'invasione. Dovrei provarci. Prima però andiamo a controllare qua sopra. Allora, qui è dove abbiamo affrontato l'amico più avanti, prova sa. Come fai? Cioè, ci arriviamo? Qui avevamo visto tutto quanto. No? Altri oggetti qua sotto non ne vedo.
Ci arriveremo là dentro. Wow. Ah, you are a saint. Once again, you are my valiant savior. I, Siegfried of Caterina, express my deepest gratitude. Take this, a token of my thanks. Go on, it's all yours. Oh. Ah, no, please. Go on ahead. I've my own road to take, and a duty to fulfill. Very soon. Ah, no, I've and... Non ci avevamo fatto caso. Sai la zona quella dove continuano a uscire tutti i topi? Ah, no, I've and... Oh. Oh. Oggetti? Eh sì. Fare un bel ringraziamento a quello che ha lasciato quel messaggio. Certo, non l'avrei mai notato questo. Ma proprio mai. Qua non c'è nulla. Prova furtività. No, tolto quegli oggetti che avevamo trovato, non c'è nient'altro. Vediamo un po' effettivamente com'è. Dov'è? Eleonora. Una bizzarra arma scoperta tra gli abitanti deformi della capitale profanata. La fiamma profanata nacque a causa della maledizione di queste donne, parenti di un famoso onagolo. Nonostante il loro peccato, esse continuarono a vivere come se nulla fosse successo. Pasto sanguinario. Leva l'ascia per emettere un solenne rintocco, che rende sanguinari le armi e ripristina punti vita ad ogni colpo. Wow, la possiamo anche utilizzare. 20 forza, 8 destrezza. E fa anche un discreto danno. Molto veloce. Vediamo un po'. Carina come arma. Chissà con che cosa la possiamo rinforzare. Non è affatto male. Comunque, da qui conviene utilizzare il l'osso del ritorno, senza il. Sì, l'altare del ritorno. Beh, finalmente siamo riusciti a finire anche questa parte. L'altra ci siamo andati, abbiamo aperto tutto, l'abbiamo ricontrollata ben due volte. Vediamo un po' che dice. Ah, just what need. Scaglia di titanite. Ah. Beh.
Ah, già, ci abbiamo anche. Fanno automaticamente il danno da fuoco. Turbine ardente. Vediamo che dice Regine, be careful. sul martello del gargoyle. Martello ardente del gargoyle. 22 forza. Torcia di pietra utilizzata come martello dei gargoyle della capitale profanata. L'inestinguibile fiamma profanata permea di fiamme. L'inestinguibile fiamma profanata permea di fiamme. Va bene. Gli attacchi speciali di quest'arma. Vediamo. Oh, carina. Lenta, molto lenta, però carina. Bene, direi che per questo episodio è tutto. La prossima volta finandremo, finalmente, sì, finandremo, che è finalmente andremo. Finalmente andremo nella capitale profanata e vedremo che cosa ci attende laggiù. Ah, sì, finiamo questa parte prima di andare a Ranorlondo. Comunque sia, grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di Dark Souls 3. Ciao ciao!